Professore Enrico Corti, docente della Facoltà di Architettura dell'Università di Cagliari, coordinatore scientifico del progetto formativo Itaca per l'Università di Cagliari. Allora, una domanda dalla parte dei cittadini. Il paesaggio, è stato detto, rappresenta l'identità, uno degli elementi, insieme ad altri elementi, di una comunità. Qual è l'approccio auspicabile che deve avere un cittadino davanti al paesaggio? È una domanda complicata. Cittadino forse attualmente valuta il paesaggio soltanto negli aspetti negativi, cioè quando vede qualche elemento che così disturba la sua sensibilità percettiva, percepisce appunto questa negatività dell'intervento e formula i suoi giudizi critici e negativi. Forse bisognerebbe partire da questo punto per interrogarsi un pochino più a fondo e cercare di capire che gli elementi che nella realtà appaiono incongrui con quello che a noi sembra desiderabile, molte volte hanno delle ragioni. Interrogarsi su queste ragioni significa in fondo iniziare a capire le problematiche del paesaggio. Cioè, quello che voglio dire è che il paesaggio non è una cartolina, non è un'immagine, non è una fotografia, ma è il risultato di una complessità di processi che mettono insieme le azioni di una comunità in un luogo. Queste azioni sono coordinate da tutto un apparato normativo, di leggi, e però quello che noi dobbiamo in fondo considerare è il paesaggio come specchio, come rivelatore della qualità della nostra politica, ma anche della qualità della nostra cultura. Perché pensare che tutto ciò che ci disturba sia frutto di errore è un po' minimizzare l'aspetto del problema. Bene, in questo contesto è importante partire dalla cultura, quindi dall'atteggiamento che bisogna avere verso il paesaggio, piuttosto che dalla norma. Tuttavia la norma è importante. E l'amministrazione pubblica, che insomma impone norme e controlla, quale atteggiamento deve avere oggi, anche pensandolo in maniera evoluta rispetto al passato? Sì, c'è sempre un elemento di problematicità in queste questioni, perché da un lato la norma è fatta per guidare, quindi ha in realtà un obiettivo di definire quali comportamenti sono legittimi, ma non solo legittimi, quali comportamenti sono operabili per raggiungere i risultati che quella comunità si prefigge. Però la norma è anche molto spesso fortemente determinata dalla necessità di impedire, e quindi prevale in questo un ruolo meno di stimolo, meno di guida, meno di riflessione e più di castello, di griglia, attraverso la quale griglia cercare appunto di limitare i danni. Questo porta a un prevalere di un atteggiamento che possiamo definire burocratico, nel quale poi prevale l'idea che il rispetto e l'osservanza delle norme garantisce la bontà del risultato. Noi siamo più portati a pensare che è sempre l'intelligenza, la responsabilità, la problematicità che consente di applicare in modo corretto la norma. Ecco, dalle amministrazioni agli operatori dell'amministrazione, ecco, agli uomini e le donne che insomma fanno della norma un fatto concreto e applicativo, e quale può essere l'atteggiamento, il compito, anche la missione, chiamiamolo così, del tecnico che si pone al servizio della popolazione in questa materia?
E qui veramente dovrebbe intervenire una vera rivoluzione culturale, ma da parte di tutti, perché ancora si continua a pensare che l'amministrazione pubblica, il prestare il proprio servizio all'interno delle strutture amministrative sia una attività di ripiego, secondaria, frustrante, mentre sempre più ci si deve rendere conto che è attraverso queste attività che crescono le economie, le culture, le capacità. Noi abbiamo fortemente sottovalutato il ruolo del tecnico nell'amministrazione pubblica, eppure anche insomma, tutto quello che ci ha insegnato anche la storia della progettazione è che i grandi esempi, soprattutto nell'età moderna, di realizzazione sono stati frutto di un rinnovamento delle strutture amministrative, quando i grandi professionisti erano nel ruolo del cosiddetto pubblico impiego. Questo è veramente un punto che dobbiamo cambiare completamente nell'opinione della gente, che deve non solo guardare con rispetto, ma anche pensare che chi opera nella pubblica amministrazione deve meritare tutto il sostegno che è necessario, perché è una funzione assolutamente indispensabile. Ecco. A loro naturalmente viene chiesto invece di rendersi sempre più consapevoli di questo, quindi i corsi di formazione devono essere parte integrante dell'esercitare un proprio mestiere. Ecco, un'ultima domanda un po' più contingente: Ithaca si tiene nel momento di formulazione del nuovo piano paesaggistico regionale, quali relazioni e quali sinergie in positivo rispetto a questa attività? Credo che si sia sentita questa contemporaneità di formazione e di modifica contemporanea delle norme che regolano l'approccio col paesaggio, perché abbiamo avuto dimostrazione di un interesse sostanziale da parte dei tecnici che hanno seguito il corso, anche quando, come negli esempi che abbiamo mostrato, si sono affrontate ipotesi di progettazione che non sono nelle competenze correnti dei tecnici. Questo perché c'è un vero interesse a capire che cosa sta succedendo, che cosa può succedere con la nuova pianificazione paesaggistica. E forse i veri punti di coerenza o di integrazione si avranno nell'immediato futuro. È adesso che il piano paesaggistico esce dalla sfera, diciamo così, prevalentemente regionale e arriva sui tavoli delle amministrazioni comunali. Alcuni comuni sono già impegnati nell'adeguamento dei loro piani urbanistici al piano paesaggistico, e qui veramente si gioca una di quegli snodi più importanti, perché può, da un lato, e sarebbe un grave guaio, o prevalere l'aspetto puramente burocratico e quindi tornare a una conflittualità di norme che non ci consentono di andare verso la formulazione di nuovi progetti, oppure, diciamo, da questa spinta invece originarsi una cultura più attenta. Io sono abbastanza ottimista, perché le esperienze possono far pensare che quando c'è interesse, quando c'è anche passione nelle cose che si fanno, i risultati poi si conseguono. Chiudiamo con l'ottimismo. Grazie, professor Corti.